suoni nuovi, il suono della nuova musica. Conduce in studio Giomba. Amiche ed amici di Suoni Nuovi, ben ritrovati insieme, io sono Giomba. Questo è Suoni Nuovi, il suono della nuova musica. Il format che vi porta nel meraviglioso mondo della musica emergente. Scopriremo tanti artisti, tanta nuova musica, ma soprattutto tante belle storie che vale davvero la pena di ascoltare e di raccontare, anche perché lo sapete, sono sicuro che tra tutti questi artisti ci sia sicuramente la voce del futuro, ma credo di un futuro neanche troppo lontano. Vi ricordo che Suoni Nuovi va in onda anche su Radio in Diffusione dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19 e in replica sabato e domenica dalle 12 alle 13, logicamente su www.indiffusione.com. Salutiamo gli amici e tutta la community di Radio in Diffusione e vi ricordo che In Diffusione è la prima community italiana dedicata alla musica nuova ed emergente, che offre agli artisti strumenti per creare, distribuire e promuovere la propria musica, perché lo sapete, ve lo dico ad ogni puntata, In Diffusione è generatore di opportunità. Vi ricordo, se volete partecipare al programma, diventate follower, seguitemi sul mio profilo Instagram, il Giombagram, e scrivetemi dalla posta privata. Stessa cosa se siete un ufficio stampa, una band, un'etichetta discografica, scrivetemi, insomma, per tutti i dettagli. E come dico sempre, diamo voce alle nuove voci. Suoni nuovi. Bene, cari amici, iniziamo subito la nostra nuova puntata e lo facciamo con la nostra prima ospite. Do il benvenuto a Giovanna Turi. Ciao Giovanna, benvenuta a Suoni Nuovi. Ciao, ciao Daniele, ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao, ciao cara. Con Giovanna parleremo e racconteremo, insomma, non soltanto la sua meravigliosa carriera musicale, insomma, tutto quello che ha portato avanti in questi anni. Parleremo logicamente anche del suo lavoro più recente, parleremo di Re Denaro, insomma, racconteremo tantissime cose interessanti. Come stavo dicendo a microfoni spenti a Giovanna, leggendo le sue note sono stato colpito positivamente e meravigliosamente da un virgolettato: Giovanna Turi, la Fenice di Bologna. Mi ricorda tanto un'epoca in cui la musica era d'oro in Italia, quando c'era l'Aquila di Ligonchio, la Tigre di Goro, mi sa molto di vintage, ma mi sa anche di bella qualità, insomma, mi sembra una bella, veramente anche un bel omaggio alla musica che fu, ma io te lo devo assolutamente chiedere, raccontami di questa Fenice di Bologna. Che bello. Grazie Daniele, davvero. La Fenice di Bologna è questo nome mi è stato dato da questo mio carissimo amico Leonardo Delage. Questo nome è nato 3 anni fa, quando io stavo promuovendo il mio primo album, Suicidio in Diretta, e nel parlare con lui, nell'intervista, lui mi ha definito proprio come la Fenice, perché gli ho raccontato i miei alti, i miei bassi nel finire questo album, e quindi lui ha detto: guarda, te Giovanna sei come la Fenice, muori e poi risorti dalle tue ceneri, e poi da allora niente, sono la Fenice di Bologna. Assolutamente. È inutile. Tra l'altro, siccome mi fanno dalla regia dei gestacci irripetibili, io poco fa ho citato l'Aquila di Ligonchio, che naturalmente lo ricordiamo, è la grande Iva Zanicchi. Poi mi è scappata una papera mia delle solite, ho detto la Tigre di Goro, no, era la Pantera di Goro, e chiaramente stiamo parlando, esatto, dell'indimenticabile Milva, la Roscia, esatto. È chiaro, perché mi fanno dei gesti, quindi prima che mi lancino qualcosa Era giusto sottolinearlo. Allora, dimmi un po', Giovanna, come è iniziato tutto? Come ti sei avvicinata al mondo della musica? Raccontaci i tuoi esordi, i tuoi inizi. Allora, i miei inizi, sin da piccola, avevo 5 anni quando ho iniziato a cantare, e invece a livello ecco, professionale, uh-huh, mi sono avvicinata, avevo 25 anni, quindi parlo di qualche anno fa. Ma non pensavo assolutamente di un percorso così, ecco. Io venivo comunque da
un evento comunque un po' traumatico, perché comunque avevo perso mio padre. Mm-hmm. E niente, in quel momento lì si è riaperto questo cassetto che avevo comunque chiuso all'età di 15 anni, quindi era rimasto fermo per 10 anni questa passione. Mm-hmm. ed è stata la mia salvezza, perché comunque riprendere a suonare, riprendere comunque a cantare, mi ha comunque reso una persona migliore, mi ha fatto accettare comunque tante cose, mi ha fatto vedere le cose in un'ottica diversa che solo la musica può donare. E poi è arrivato tutto questo percorso artistico incredibile, fantastico, e adesso sono qui oggi a parlare con te, e tutto ciò mi sembra davvero assurdo, invece la realtà. Beh, diciamo, l'onore e il piacere è mio, considerando insomma il tuo percorso artistico non indifferente. Faccio un piccolo inciso ricollegandomi a quello che tu raccontavi circa il potere terapeutico che poi ha la musica. Quando si dice, e io lo dico e lo ripeterò sempre, non solo da speaker, ma ti parla il cantautore, quindi ti parla, sì, tra virgolette, il collega, quando si dice che la musica, sì, salva, è verità, non è un cliché, non è una parola detta tanto per dire, un'esagerazione, una metà, no, la musica salva davvero. La musica ha un potere terapeutico importantissimo, perché permette quasi, non so se tu sei d'accordo con me, ma userò una metafora che mi viene sul momento, un esempio che mi viene sul momento, quasi di pulire l'anima a fondo, di togliere proprio, di fare una pulizia, sì, profonda, degli strati più profondi, di tutto quel male, di tutto quel dolore, di tutto quello che non abbiamo del tutto accettato e metabolizzato. Esattamente come raccontavi tu, per il tragico dolore che hai vissuto, evidentemente la musica ti ha dato quella forza di affrontarlo, ti ha dato quella forza di accettare, di chiudere, di mettere un sigillo. Non so se tu sei d'accordo, ma credo sia davvero un lato fondamentale dell'esperienza musicale di ognuno. Sì, sì, solo la musica ha questo potere. Io lo dico sempre, cioè, a volte, a me succede spesso, chi mi conosce lo sa benissimo, che per me è più semplice scrivere delle canzoni e cantare che a volte parlare, dialogare, perché con la musica io non mi privo di nulla, sono Giovanna Turi al 100%, invece nella vita di tutti i giorni ho sempre mille paure, mille timori, e quindi a volte mi perdo le cose belle che la vita ti può regalare, quindi magari una parola in più, un ti voglio bene in più, un saluto affettuoso in più, che a volte magari per orgoglio, per stanchezza, invece la musica non ti stanca mai, è lì quando poi tu lo sai benissimo, perché dicevi che comunque sei un cantautore anche tu, certo, quando scrivi una canzone non c'è nessuno, no? Sei libero al 100%, quindi scrivi, sì, tutto ciò che ti passa per la testa e tutto ciò che hai nel cuore. È solo la musica, è solo il potere della musica questo può fare. Ma vedi, Giovanna, non solo, in realtà attraverso la musica, e mi ricollegherò adesso alla tua esperienza, puoi veicolare messaggi anche potentissimi. Io mi ricordo quando ero bambino, insomma quando ero più giovine, a cavallo tra gli 80 e i 90, ricordo quel pezzone fantastico di Jovanotti, era il periodo in cui imperversava la vecchia pandemia, la pandemia dello scorso decennio, ventennio, anche di più, che era l'AIDS, imperversava, ci facevano, sì, paura, sì. E mi ricordo Jovanotti che in quel pezzone rap fenomenale diceva com'è difficile fermarsi e dire preservativo. Cioè, in quegli anni non potevi usare nessuna accezione. È vero. Un po'. È vero. Più o meno ancora adesso. Perché era ancora tutto chiuso, cioè anche il modo di pensare, il modo proprio di
di comunicare era più chiuso rispetto sì. agli anni che stiamo vivendo adesso, che è, a forse adesso siamo Daniele, un po' troppo aperti. Esatto, cioè, adesso secondo me si manca proprio di rispetto in alcuni testi, perché io comunque ascolto un po' di tutto, non ascolto comunque soltanto musica ecco di big, ma mi piace ascoltare anche musica comunque di artisti comunque come me, presenti, quindi mi piace comunque confrontare quello che sto facendo io con quello che fanno gli altri. Chiaro. E devo essere sincera, a volte cioè passano dei messaggi che non sono proprio belli, Daniele, niente. Lo so, questo io replico a dire, e ti parlo stavolta davvero nella doppia veste sia di speaker radiofonico, di persona che da tanti anni nel mondo delle radio, e ne ho sentite di cose, sia proprio prettamente da musicista. È vero, adesso magari siamo diventati in una situazione paradossale, se è vero che a cavallo tra gli 80 e i 90 molte di quelle situazioni succedevano un po' per ignoranza, un po' perché non si sapeva. Mi ricollego, guarda. Ma prima proprio gli speaker non facevano proprio veicolare, cioè passavano proprio i testi di questi artisti. Invece adesso molto probabilmente c'è un altro tipo di marketing dietro e riescono comunque a veicolare dei messaggi assurdi, perché sono davvero assurdi. Chiaro. Dico, ricordiamoci che l'Italia è stata per tanti anni sotto la mannaia della censura musicale, dai tempi di 4 marzo 1943 di Lucio Dalla, che fu costretto a dire "per gli amici del porto mi chiamo Gesù Bambino", quando il testo era... Sì, assurdo questo, perché il testo era diverso. Mi ricordo un esempio che viene fatto proprio nella storia musicale recente. Alice di De Gregori fu censurata quando parlava del mendicante arabo che ha qualcosa nel cappello. In realtà il testo diceva un tumore nel cappello, ma non lo si poteva dire perché turbava la sensibilità delle persone quando ascoltavano durante il pranzo la canzone. Quindi siamo passati un attimino da un estremo all'altro, attenzione. Esatto, sì. Però, insomma, è pur vero il fatto che con la giusta morigeratezza e con la giusta delicatezza e rispetto verso chi ci ascolta, perché ricordiamo sempre che dobbiamo essere grati verso chi ci ascolta, noi musicisti, noi speaker, noi operatori della comunicazione, perché se siamo qui proprio grazie a chi ci ascolta. Allora, assolutamente. Sì, sì. Si possono veicolare messaggi molto importanti, esattamente come la nostra cara amica Giovanna Turi fa, diventando cito testualmente le tue note, nel 2019 il simbolo dell'emancipazione femminile, denunciando la violenza contro, mi si è intorcinata la lingua, contro le donne e contro l'omofobia, con i brani "Solo una donna" e "Un amore non è mai uguale". E qui assolutamente io ti chiedo di raccontarci queste due meravigliose canzoni. Niente, "Solo una donna" è nata con la collaborazione di altri miei due musicisti, e lì è nato proprio, eravamo sotto i portici a Bologna e stavamo parlando proprio di come iniziare, no, il mio album, che poi è "Suicidio in diretta". E "Solo una donna" è nata proprio da un discorso proprio che quella sera abbiamo fatto, e niente, poi siamo arrivati a casa e niente, ho buttato giù alcune cose e dopo è nato il pezzo. "Solo una donna" era proprio fortemente voluta da entrambi, sia da me che dall'altro autore, perché comunque già da tempo avevamo comunque notato che nel mondo della musica non si parlava ecco di questo tema, e poi successivamente è nata "Un amore non è mai uguale", anche lì fortemente voluta da me, perché comunque quella canzone, anche quella, ogni giorno
lottiamo contro le discriminazioni che non sono soltanto riferite, no, in base proprio alla propria sessualità, ma proprio discriminazioni sotto ogni forma, ecco. E quindi sono due canzoni che sono nate spontaneamente, ecco, e proprio sono delle proteste vere e proprie, perché comunque oggigiorno si fa comunque tanto, perché comunque voi speaker, gli attori, i cantanti stessi cioè veicolano questo messaggio proprio, però è ancora troppo forte, cioè, certo. Nel senso, si parla ogni giorno di femminicidi, si parla ogni giorno di discriminazioni, e si vedono ancora atti atroci che nel 2023 non dovrebbero più esistere. Cioè, quindi si è evoluto tutto in peggio, quindi anziché, no, rendere un pianeta, rendere l'essere umano una persona migliore, no, anziché andare avanti siamo andati indietro, e comunque non si può far finta che tutto vada bene, perché no, non va bene, e quindi bisogna assolutamente veicolare questi messaggi. Io, sono nati spontaneamente, Daniele. No, guarda, mentre parlavi così mi tornava alla mente quella cosa che abbiamo sentito tantissime volte durante la pandemia: ne usciremo migliori. Insomma. Sì, no, peggiori. Infatti, guarda, io mi ricordo ancora quando mi sono rivista con una mia carissima amica e ho detto: guarda, cioè, anziché, no, cioè, volerci più bene, cioè, venirci più incontro, no, essere più comprensivi l'uno con l'altro, no, l'opposto proprio. Io paradossalmente non sembra mai quasi aspettato. Che ne siamo usciti incattiviti, imbruttiti, non so quali altri termini usare, però sì, insomma, sì, è vero, è così. Io lo vedo, io vedo la differenza. La netta suddivisione, la netta cesura tra il prima e il dopo, davvero me ne rendo conto proprio nel giornaliero, in persone che conosco da tanti anni, c'è una differenza, insomma, importante e non indifferente, scusando l'ignobile gioco di parole. Devo essere sincera, è un gran peccato, perché comunque penso che tutto dono che la vita è così talmente prezioso per spenderlo in questo modo, che davvero. Eh beh, appunto, assolutamente. Tu poc'anzi citavi il tuo primo album in studio, Suicidio in diretta. Sì. Ora, tu capisci bene che, cavolo, è un titolo molto forte, cioè veramente è un pugno in mezzo alla bocca dello stomaco, insomma. Raccontaci un po', un titolo così eclatante sicuramente ha una storia eclatante, o sicuramente vuole colpire, suppongo, penso. Raccontaci un po'. Ma vedi, anche lì è nato tutto spontaneamente. Allora, quando abbiamo iniziato, no, a buttare giù i primi brani, che è Solo una donna, Cosa provi per me, cioè, inizialmente il mio album si doveva chiamare Solo una donna, perché proprio perché ha aperto, no, tutte le altre tracce, questo brano. Invece poi, a fine lavoro, che poi ritorniamo, no, a quello che ha detto poi Leonardo Dell'Arte quando mi definì la Fenice di Bologna, è perché questo album è stato un delirio vero e proprio, perché poi con il Covid in mezzo, io, il mio incidente stradale, e quindi con i collaboratori non si andava più d'accordo, perché comunque, sai, il Covid comunque ha scombussolato abbastanza la mente delle persone, e quindi per me è stato davvero, non ne potevo più, e quando poi abbiamo finalmente concluso e chiuso tutte le tracce, ho detto: no, questo album nulla da togliere, Solo una donna, che comunque rimarrà comunque di quell'album uno, come Un amore non è mai uguale,
le colonne portanti proprio del disco, però il disco verrà chiamato suicidio in diretta, perché per me aver affrontato tutto questo, no, i collaboratori che sono impazziti, che non si andava più d'accordo, è stato proprio un suicidio in diretta, perché comunque non me lo sarei mai aspettato un percorso così. Poi soprattutto col primo album, che dovrebbe comunque essere, però tutto fa curriculum, ecco, Daniele. Invece, pensa a te, Suicidio in diretta invece è uno di quei brani che parla comunque della vita del musicista, che quando si ritrova, no, ad un determinato percorso, ad un certo punto della sua carriera artistica, no, decidono per te, o scegli questo o scegli quest'altro, quindi o scegli di fare i contest o altrimenti sei morto. E lì una persona cosa fa? Sceglie, no, la strada, quella più semplice, quella più dolorosa a volte, perché comunque quando si prendono determinate scelte, non è che tutte le scelte sono belle, portano anche, però il dolore poi ti insegna ad apprezzare di più le cose. Il suicidio in diretta è proprio quello che affronta ogni giorno un musicista, e poi alla fine cosa fa un musicista? Mette sempre, no, la sua colonna portante, la musica, quindi ti può accadere di tutto, che comunque lui rimane se stesso grazie alla musica. Suicidio in diretta vuole dire questo. Certo, assolutamente sì, assolutamente sì. Diciamo è molto, molto particolare ascoltare proprio questa storia unica e coinvolgente, che ci porta appunto verso questo tuo recente lavoro, che è Re Denaro, una visione globale dell'essere umano. Re Denaro, insomma, ormai si può dire, si diceva una volta, non si vive per lavorare, si lavora per vivere, insomma, eccetera, eccetera. Però quante dinamiche e quanta vita gira intorno a Re Denaro? Raccontaci un po'. Vedi, Daniele, Re Denaro racchiude proprio tutto. Tutti i brani che sono stati scritti in precedenza, cioè nel senso, a volte una persona discrimina un'altra persona per via del proprio status, quindi e quindi ti discrimino perché te per me non sei nessuno, no? Re Denaro racchiude anche, no, quando si parla delle guerre, che a volte, no, non si guarda il valore umano, ma soltanto il lato, no, economico di un paese. E quindi Re Denaro è questo, racchiude proprio tutti i temi che comunque sono stati trattati in precedenza. E come me la pensano tantissime persone. Io devo essere sincera, quando ho pubblicato questo brano avevo molta paura di quello che potevano pensare gli ascoltatori che comunque mi seguono dal mio esordio, e quindi avevo paura. E invece è andata bene, il messaggio è arrivato, sono contenta che sia riuscita, ecco, a far passare questo messaggio che per me è molto importante. Assolutamente, assolutamente. Una bella chiacchierata, sono davvero contento, ricca di contenuti e di storie da raccontare. Sono proprio quelle belle interviste che ti arricchiscono personalmente. Di questo sono molto contento, perché poi vedete, vedi Giovanna, ma parlo veramente con gli amici all'ascolto, poi alla fine è anche per me bello fare questo mestiere, condurre questo format e questa trasmissione, perché ognuno di voi mi dà qualcosa, ognuno di voi a modo suo mi fa crescere con i propri racconti, con i propri spunti, con la propria storia. Quindi sono spesso io che ringrazio voi assolutamente per tutto quello che mi date, ed è bellissimo.
Io ringrazio te invece dello spazio che comunque dell'invito che mi hai dato, e quindi non finirò mai di ringraziarti, Daniele. Ecco, anzi, hai fatto bene, già che siamo in tema di ringraziamenti, fammi ringraziare la persona senza la quale questa intervista non sarebbe potuta, non poteva insomma aver vita, la nostra amica La Leone, la prof. Esatto, ciao prof, ti voglio bene. Esatto. Naturalmente, ciao Leone. Naturalmente ricordiamo che anche gestisce l'ufficio stampa di un altro artista che è passata da Suoni Nuovi, di Gendo, che naturalmente salutiamo. Prima di concludere, Giovanna, prossime novità, cosa bolle in pentola, lavori in corso, che novità ci sono nel futuro prossimo, cosa ti aspetta, cosa ci aspetta? Allora, prossime novità, ci saranno comunque nuove canzoni, però ecco, in questo momento ci stiamo preparando, mi sto preparando comunque per andare fuori con i miei live, quindi mi sto preparando al meglio, ci saranno comunque nuovi brani, ci sarà il mio secondo album, ci saranno tante cose belle che non vedo l'ora di svelarvi pian piano, però, perché ogni cosa ha la sua tappa e quindi è giusto rispettare le tappe. Assolutamente sì. Prima di concludere, Giovanna, ci ricordi dove ti possiamo ascoltare? Certo, su tutti i digital store, invece mi potete trovare sui miei profili social Instagram e Facebook come Giovanna Turi, dove pubblicherò tutte le date. Su TikTok da poco lì pubblico più video, per le date meglio Instagram e Facebook. Assolutamente. E allora io davvero ti ringrazio tanto, Giovanna, di essere stata mia ospite. Ovviamente torna quando vuoi, le porte del programma per te sono sempre aperte. Grazie mille, Daniele, grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie a te. Allora io vi ricordo ancora una volta Giovanna Turi, Re Denaro. Suoni Nuovi. Benissimo cari amici, continuiamo la nostra trasmissione e lo facciamo con il nostro ospite che è già in collegamento con noi. Do il benvenuto a Mike Orange. Ciao Mike, benvenuto a Suoni Nuovi. Ciao, grazie per l'intervista e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie a te, ovviamente capite bene che Mike Orange in realtà al secolo Michele Arancio, Mike Arancio. È svelato già tutto il segreto di tutto quanto, però. Certo, perché Mike Orange giustamente poteva essere soltanto, Agnello Banana, no, non poteva essere, ma Mike Orange per forza di cose deve essere... No, ma fai conto che ho trovato che c'è un giapponese che si chiama come me e io dico, ma lui come ha fatto? Cioè, capito? Lui come ha fatto? Cioè, io è facile, no? L'hai detto, è il mio nome, d'accordo, l'ho tradotto e a posto così. Però non so, c'è questo giapponese che è invece così. No, io immagino, è presente tu le cose che fanno tipo i cinesi, cioè Mike Orange originale e poi c'è quello di AliExpress, quello tarocco. Bravissimo. Praticamente la stessa cosa. Bravissimo. Ovviamente avete capito che Michele è simpaticissimo ed è davvero un personaggio, insomma adesso lo conosceremo meglio e conosceremo meglio proprio questo suo nuovo singolo dal titolo, come dicevo a microfoni spenti, molto spruculiante. Piedi, insomma la cosa sembra, si fa parecchio interessante, ma ci arriviamo davvero con calma. Riavvolgiamo il nastro, Michele, partiamo dai tuoi inizi, dai tuoi esordi. Come è iniziato, come è iniziato a muovere i primi passi, già che parliamo di piedi ci sta proprio perfetto, a muovere i primi passi nel mondo della musica, raccontaci un po'. Allora, la prima volta che ho avuto un incontro con la musica vero è stato che avevo 8 anni, mia mamma mi portava a questo coro con questo maestro che a un certo punto va da mia mamma e gli dice, guarda che secondo me lui è abbastanza portato, ha una buona musicalità, porta la lezione da me. E da lì ho cominciato a suonare la chitarra. Poi ho cominciato alle medie a suonare il clarinetto perché nella città dove abito la scuola proponeva appunto questo indirizzo musicale. E quindi sono andato al clarinetto per un po' di anni e lo suono ancora tra l'altro, e poi a 17 anni ho cominciato con le prime band punk e ho suonato in vari progetti fino all'anno scorso, diciamo. Invece da 3-4 anni che ho deciso di cambiare un po' genere, di accettare questa nuova sfida, perché
era il momento di Calcutta, tutta quella cosa dell'hip hop molto interessante, esatto, di gente che veniva dal mondo, alternativo e che si era messa a fare musica italiana, pop, uh-huh, e questa cosa ho detto, ma magari questo è uno stimolo nuovo che posso prendere, e ho cominciato a fare queste canzoni e ti assicuro che è stato come levarmi il tappo, nel senso che ho cominciato a scrivere tantissime cose. Infatti questo è stato molto bello e molto interessante, così come è interessante una cosa che io ho letto nelle tue note che mi ha, devo dire, molto colpito positivamente. Tu arrivi dalla provincia di Milano, precisamente nella zona est, sto proprio leggendo testualmente, nella zona est, nella zona di confine tra Milano e Bergamo, ma ti senti di tutte perché la provincia è uno stato mentale. Bellissimo. Bellissimo. La provincia è uno stato mentale. Perché? Spiegamelo, raccontaci, mi piace. Allora, può essere vista in due modi, ecco, come tutte le cose. Esatto. Puoi vederle in entrambi, cioè può essere una dichiarazione di chiusura, mm-hmm, perché sai, la provincia è rivolta, capito? Quel concetto lì. Certo. Oppure può essere, appunto, dici faccio quello che posso con i mezzi che ho, e non sono nella grande città che mi offre grandi possibilità, per cui la possibilità me la devo creare, e quindi c'è questa voglia di fare, no? E la provincia secondo me è quella roba lì, è quella voglia continua di riscatto. Assolutamente. E quando parlo di provincia come stato mentale parlo proprio di questo, cioè tantissime persone della provincia quando sono andate in città poi hanno fatto successo, perché evidentemente avevano quella voglia in più, quella marcia in più. Guarda, mi ricorda, mentre tu raccontavi questa cosa, mi ricorda un passaggio di una canzone famosissima del Banco del Mutuo Soccorso, che era Paolo Pa, che diceva: è difficile da noi in periferia, qui la gente non capisce e fa la spia, più discreta, più eccitante la città, puoi fare una pazzia. Quindi c'è sempre questa dicotomia che rimane vita natural durante tra la provincia, ma lo abbiamo visto in tantissime altre forme, al cinema, mitico, spettacolare, che proprio è ambientato pressappoco nelle tue zone, Il ragazzo di campagna con Renato Pozzetti. Certo, sì, come no. Decide di arrivare in città col trattore, prima cosa gli sequestrano il trattore, capisce insomma che la vita di città è molto diversa da quella di Borgo Tre Case, frazione di Borgo Dieci Case, quindi dico... Esatto, esattamente. Poi Milano è una città pazza, è frenetica, è fuori di testa. Io non l'amo molto, devo dire, perché ci abito troppo vicino, secondo me, quindi non sono in grado ancora, cioè non sono in grado di apprezzarla. Ci lavoro, però non lo so, mi sento molto distante, è sempre molto difficile il mio rapporto con la città. Però vedi Michele, in realtà è veramente, qui ti do 10.000 volte ragione circa la questione dello stato mentale. Per esempio, per me, io sono stato a Milano un po' di tempo fa e ti posso dire che mi è veramente è rimasta nel cuore, anche se è difficile dire che una città come Milano, industriale, una volta quando ero più piccolo, io ormai è un termine in disuso, si diceva Mitteleuropea, così industrial, così piena di palazzi, di negozi, di certo, assolutamente. Magari dici perché ti rimane, però qualcosa mi resta, ma è abitudine di tantissimi milanesi e delle zone eccetera eccetera, che quando parlano di Milano dicono: io me ne scapperei a gambe levate, probabilmente verrebbero per esempio qui in Sicilia, dice, voi avete sempre il sole, il caldo, il mare a 10 minuti da casa, insomma. Io per esempio sono innamorato di Roma, e poi ho fatto un giro a Napoli che non c'ero mai stato a gennaio, ed è stato bellissimo, cioè mi sono proprio innamorato di quella città, per cui cioè, capisco bene quello che dici. Ma vedi, alla fine siamo sempre lì. Credo che casa e il posto in cui stiamo non necessariamente corrisponde con il nostro domicilio. In realtà alle volte siamo semplicemente nel posto sbagliato al momento sbagliato. Tutto qua. Ma può essere anche questo. Assolutamente. Sicuramente sì. Torniamo a parlare di te e proprio della tua carriera, del tuo cammino musicale. Proprio mi ricollego a quello che dicevi inizio intervista. Il progetto nasce nell'autunno 2018, il progetto che porti avanti, per dare voce a una sensibilità diversa nella direzione di atmosfere più pop e raccolte.
Che cosa è scaturito in quell'autunno del 2018? Quali consapevolezze? Cosa ti ha spinto a fare il salto, a dire no, la mia strada è questa? Allora, innanzitutto la voglia, come ti dicevo prima, di fare una cosa diversa, nel senso che proprio era un momento un po' di crisi dove comunque cioè, mi rendevo conto che quello che stavo facendo avevo fatto un po' tutto, nel senso che il punk rock mi ha regalato un sacco di soddisfazioni, cioè sono andato in giro, sono per l'Italia, ho conosciuto un sacco di gente, ho frequentato delle situazioni bellissime, però ero un po' lì che dicevo ma non riesco più a scrivere niente, quindi banalmente mi sono preso un microfono, mi sono preso una scheda audio, ho collegato tutto al computer, mi sono fatto un po' di demo e ho cominciato a fare queste cose, quindi è arrivata un po' per caso questa voglia qua. Dall'altra parte però a un certo punto mi sono accorto che se prima scrivevo i testi perché volevo sfogarmi di qualcosa di negativo, adesso avevo bisogno di esprimermi in un altro modo, quindi con un altro linguaggio e cercando di raccogliermi un po' di più, raccogliere le cose positive, i bei momenti, la quotidianità, le cose piccole che sono in realtà quelle cose più importanti, insomma un po' tutto questo discorso qua, cioè sono proprio un po' cambiato io rispetto a quello che mi muoveva, quello che mi si muoveva intorno. E quindi ho pensato, cioè, e poi mano a mano mi sono accorto che in realtà quello che sto facendo adesso è la cosa che volevo fare, anzi sono stato pure stupido perché dovevo farlo prima e però evidentemente i tempi non erano maturi. Bravo, dire. Stavo per dirtelo io, nel senso che non si tratta di essere stupidi o superficiali, semplicemente time to time, tempo al tempo, dovevi secondo me, ma come te proprio in generale, maturare quella consapevolezza, maturare quel momento in cui dire questo è il momento giusto. Fidati che se magari l'avessi fatto prima non avresti ottenuto i risultati che hai ottenuto fino ad ora, ma questo è poco ma sicuro. Ma sì, può essere sicuramente così, hai ragione, anch'io ci ho pensato un sacco di volte e ti do assolutamente ragione da questo punto di vista, però io sono anche uno pigro. Per cui, come dire, cioè, l'ho maturata quella cosa, ho avuto tempo non solo di maturarla, ma quasi di farla marcire in qualche modo, se mi posso la metafora. E quindi poi alla fine mi sono messo davvero, perché era come se mi sentissi tirato per la giacca in qualche modo e dire dai, vieni a provare. Prova che bello, avevano ragione, come al solito, avevano ragione le voci nella mia testa. Esatto, come al solito è bellissimo, proprio come al solito è spettacolare. Questo tuo cammino si concretizza in una tappa importante nel febbraio 2021, quando esce il tuo primo EP, che è Arancio, sotto etichetta MPC Records. Sì. Dimmi una cosa, parlami un po' di Arancio, come è nata l'idea, come si è sviluppata, come lo hai prodotto, raccontaci un po'. Allora, l'idea è nata perché appunto volevo farmi vedere, avevo questi pezzi e avevo voglia di sperimentarli un po'. Allora siamo andati in questo studio di registrazione, io tra l'altro lavoro sempre con una band di supporto e con i miei compagni di band abbiamo deciso che era il momento di andare a registrare qualcosa, più che altro per far sentire e per riuscire a proporsi un po' in giro, che era quello poi il motivo. Abbiamo cominciato a registrarlo a febbraio 2020, esattamente una settimana prima del lockdown totale di tutto. Beh, infatti cioè, è durato da febbraio fino a settembre questo disco, cioè è stato lunghissimo, una cosa che non mi era mai successo, nel senso che di solito uno va in studio, fa una settimana, cinque pezzi, poi figurati, una settimana, fai quello che devi fare, mixi tutto quanto, poi ce l'hai pronto più o meno dopo un mesetto. Invece qui è stato molto più lungo il lavoro e a un certo punto ci siamo resi conto che volevamo proprio e abbiamo prodotto questo disco pensando a come doveva suonare live, perché in realtà poi ragionandoci abbiamo detto beh, ci manca molto quella dimensione, era come se nella nostra testa ci mancasse così tanto andare in giro a suonare, fare i concerti eccetera, che volevamo restituire un po' quella voglia lì che avevamo. Certo. Per cui abbiamo fatto praticamente un disco dal vivo, quel disco Arancio è un disco dal vivo e si chiama Arancio perché è il primo capitolo e voglio dire rappresenta molto bene me stesso, per cui mi sembrava giusto chiamarlo con quel nome lì, anche perché poi abbiamo giocato molto sul colore, abbiamo giocato molto sul significato dell'arancione. Per esempio tu lo sapevi che l'arancione
è un colore che richiama la calma, la positività, alle riflessioni positive, cioè comunque dei concetti. Sì, l'ho scoperto anch'io, cioè non lo sapevo, perché poi io di queste cose non è che sono proprio esperto, anzi me ne frega niente di solito, però poi dovevo capire come dovevo chiamare il disco. A un certo punto ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto chiamiamolo Arancio, dai, è proprio l'unica cosa da fare. Cioè, viene da sé, assolutamente. Esatto. No, che portasse alla calma e alle riflessioni positive, devo dire sinceramente mi mancava. Allora mi sa che devo dipingere praticamente sia lo studio di Il Giomba Produzioni, devo dipingere tutto il mondo di Arancio, considerando bravo. Poi mi chiami a suonare, io vengo lì e faccio bellissima figura. Esatto, assolutamente, la scenografia proprio meglio di così, assolutamente. Anzi guarda, proporrò a Radio in Diffusione di modificare il logo da viola ad arancio, così salutiamo pensa gli amici, che avrebbe potuto succedere, incredibile. Salutiamo ovviamente i ragazzi di Radio in Diffusione, saluto Adila, Francesco e tutta la community che è sempre attivissima. E arriviamo finalmente a questo singolo tanto discusso, tanto insomma, arriviamo a Piedi, e parto da una frase, anzi veramente da un periodo più che una frase, per dirla correttamente. Vai. Succede per caso anche a te di avere una giornata storta come quella libreria che ho montato quella volta? Io non ci proverò mai più. Beh, allora parto dal principio che, cioè, più che una giornata storta, io non ho montato una libreria, probabilmente una biblioteca, però dico... No, io non sono capace manco di montare le billy dell'IKEA, tranquillo. Guarda, parli con me, cioè... Cioè, è proprio una libreria base, cioè niente di più. Meno male che c'è mia moglie che si occupa di queste cose a casa, perché sennò io ciao, cioè avrei montato la casa come Escher, tipo, non si capiva niente. Bellissimo. Vabbè, io l'ultima volta che ho provato a montare uno sgabello dell'IKEA mi avevo fatto un 360 gradi all'indietro, sono rimasto con le chiappettine per te, lasciamo perdere. Fantastico. Guarda, una meraviglia. Allora, sarebbe potuto succedere a me, tranquillo. Cioè, è proprio una cosa tipica. Che poi sti mobili che si montano, cioè, sono malefici, sembra facile, ma ci vuole una laurea in ingegneria con un master preso in America per montarli, non è semplicissimo. Non lo so, io non ci provo più, te l'ho detto, l'ho scritto anche. Prima e ultima, assolutamente, prima e ultima. Allora, parliamo proprio di Piedi, è una canzone che parla di come cambia la prospettiva delle cose quando diventi adulto, ebbè. Però riavvolgiamo anche in questo caso il nastro, come sei arrivato a Piedi, non a Piedi nel senso che ci sei arrivato camminando, sì, a quel concetto qua, esatto, come, certo. Come è nata, cosa ha scaturito la nascita di Piedi e come si è sviluppata, raccontaci un po'. Allora io fai conto che è tutto molto biografico, perché poi mi rendo conto che se non parlo di me poi non riesco ad essere abbastanza autentico, per cui devo anche un po', come dire, prendere episodi della mia memoria eccetera eccetera. Mi ricordo, è partito tutto da questa riflessione. Ho fatto 30 anni, mi hanno organizzato una festa sorpresa bellissima di cui devo ringraziare mia moglie di avermi organizzata, perché è stata veramente molto bella. Come si chiama tua moglie? Giulia, salutiamo Giulia. Però la festa è andata benissimo, a parte il fatto che io dopo un'ora ero completamente ubriaco, fradicio, cioè proprio che collassato, una roba del genere, perché mi hanno messo su uno sgabello e hanno cominciato a farmi bere tutto quello che passava di là. Bello, e quindi è andata un po'... È bello, ma fino a un certo punto, nel senso che io dopo un'ora non sono stato benissimo e ho questa immagine di me che ogni tanto apro gli occhi e vedo la gente che mi saluta tipo Madonna di Lourdes, ancora vivo, respira, sono tutte queste cose così. Però in realtà, ecco, adesso cioè, questo episodio fa anche un po' ridere, però in realtà poi la riflessione che ho fatto è stata che va bene, tu puoi cambiare, tu parti quando sei molto giovane, ti senti Superman, vuoi cambiare il mondo, in realtà poi crescendo ti rendi conto che puoi cambiare solamente poche cose intorno a te e tante volte ti trovi cambiato tu. E come no, e soprattutto io credo che quando te ne accorgi è già tardi.
perché sei già cambiato, certo. Sì, perché la vita praticamente ti ha già mazzuolato con tutta la forza possibile e immaginabile, non ti ha risparmiato niente. Proprio no, di solito no, anzi, sempre peggio di solito. Per cui... Bravo, assolutamente sì. Magari... E impari ad avere una corazza, diciamo. E magari scopri appunto che sei diventato adulto perché ti rendi conto che non reggi più bene l'alcol come quando avevi 16 anni, che l'hangover ti distrugge il... Esatto, esattamente, bravo, è proprio quello. Quello è stato il punto di partenza per poi fare la riflessione che ti ho detto prima. Beh, certo, io sto adorando questa intervista, penso veramente che la sto adorando, perché è meraviglioso come una riflessione nasca da un'ubriacatura, è bellissimo. Credo proprio sia. Ma penso che tutti i migliori abbiano fatto una cosa del genere. Cioè, io non mi ritengo uno dei migliori assolutamente, però ce ne sono tanti di esempi così che potremmo fare. Certo, assolutamente. Certo, essendo Mike Orange e Michele Arancio, io mi sarei aspettato che l'ubriacatura arrivava con la sangria, che c'è la frutta dentro. Dico proprio... Ma no, la sangria ne posso bere a litri e non avere niente, tranquillo. un altiforno dell'Ital Cider a posto dello stomaco. Cioè, io che sono astemio morirei dopo 30 secondi. sì, probabile. Ma noi siamo al nord, siamo temprati per queste cose, capito? Cioè, fa freddo, bisogna bere le grappette, se non ce la fai. Certo, mangiare la cassola, come no. Bravissimo. Tutte quelle cose pesanti che mangi, non dormi per 2 giorni perché c'è tutto sullo stomaco, sì, studi la notte. Che praticamente poi il giorno dopo ci arrivi a reazione al lavoro per tutti gli effetti gastrici che ti fa o una cosa del genere. Vabbè, lasciamo perdere prima che dica delle cose che mi censurano tra poco. Non è vero. lasciamo perdere. Dimmi un po' una cosa, dopo Piedi, cosa sta, già che parlavamo di Cassola, ci sta benissimo, cosa bolle in pentola, cosa diciamo sta per arrivare, aggiornamenti, news, notizie, così, dacci qualche anticipazione sfruculiante. Devo dirti tante cose, perché vabbè, adesso uscirà il video di Piedi tra poco su YouTube, e l'ha fatto tra l'altro il mio chitarrista Alberto Biali, che monta video, fa proprio di lavoro, per cui questa volta gli ho chiesto questo favore, se potevamo fare questo video insieme. Lui c'è stato, gli è piaciuta l'idea del video, eccetera eccetera. Poi esce il disco completo, che sono 8 tracce, che si chiamerà Sensibile. È una riflessione sul mondo femminile, diciamo, poi declinata dall'altra parte, e poi se vuoi ti spiego un po' tutto. Certo. E poi in realtà il 1° di giugno parto per un tour, partiamo anzi, perché un po' da sola, un po' con la band, partiamo per un tour di 10 giorni in giro per l'Italia, facciamo Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna. 10 giorni, bellissimo. Tutti i giorni. Bellissimo, un tour de force praticamente. Beh, ma sarà molto divertente, sarà veramente bello, anche perché poi quando si gira a suonare devi fare quello e basta tutto il giorno, per cui quando ne ho già fatte queste cose mi sono preso i miei tempi, è molto bella questa cosa davvero. E magari sarà un pochino più, come dire, un pochino più serrati come ritmi, anche perché mi sposto molto, però sai che sono proprio contento di partire finalmente, non vedevo l'ora che arrivasse questo momento. Ma poi vedi, e qua ti parlo al di là dello speaker, ti parlo da cantautore. Noi che la musica la viviamo veramente a 360 gradi, noi che abbiamo quella passione che ci muove, poi finisce che non la senti la fatica, non senti lo sforzo, perché stai facendo una cosa che ti piace. È come quando... No, guarda, quando sono tornato dal mio ultimo tour, penso di aver avuto un sorriso stampato in faccia per una settimana, cioè senza nessuna ragione, capito? Ero proprio contento, perché ho fatto la mia cosa. Poi devo dire che comunque, cioè, adesso man mano che quei giri li ho già fatti e quelle situazioni le ho già frequentate, quelle che vado adesso in tour, ogni volta che vado nuova c'è sempre qualcuno in più che viene a sentire, che è incuriosito, che gli piace, che compra i dischi, insomma c'è ancora un mondo di persone che ascoltano la musica, fortunatamente.
Eh beh, è una cosa davvero che io per esempio riscontro su me stesso quando mi ritrovo in sala prove con il mio gruppo. Saluto Luciano, Antonino, saluto tutti i ragazzi. Entri e praticamente entri in uno spazio-tempo, inizi a suonare e ti dimentichi della fatica, cioè ti ritrovi colpi di 6 ore dopo, cioè entri col giorno ed esci con la notte praticamente. Esatto, esattamente. E non lo senti. Guarda, pensa che questo disco l'ho registrato a Latina, quindi a 600 km di distanza da casa mia, perché volevo prendermi un po' i miei tempi, e poi ho trovato Luca Alfiero di Loop Studio, che stava aprendo lo studio in quel momento lì, con cui siamo amici da tanto tempo, che ha ascoltato un po' i pezzi, le demo, e dice: ma questa roba è bellissima, dobbiamo farlo assolutamente. E quindi sono andato giù una settimana, ti assicuro che facevo in studio dalle 9 di mattina alle 9 di sera, e non sto scherzando. No, ti credo, è come. Non stop, e cavoli, non ero stanco per niente, ero contento, facevo la mia cosa, cioè quando fai questa cosa qua, cioè non so, io lavoro e poi suono, no? E era come dire, era come un grande parco giochi, era come sì, è vero, andare a fare la cosa che vuoi fare tu, capito? E quindi poi alla fine ti trovi ancora più arricchito. Io sono tornato da lì veramente contento, cioè mi sono fatto l'ultimo giorno di macchina, 7 ore di viaggio, ma ti assicuro che non mi è pesato per niente, anzi avevo voglia di ricominciare a fare qualcosa, voglia di sentire quello che avevo fatto, voglia di continuare il lavoro, insomma mi ha dato tanta carica quella settimana. Assolutamente, ti capisco molto bene. Michele, grazie, è stata veramente, guarda, una bella intervista, estremamente divertente e spassosissima, e di questo io ti ringrazio. Prima di salutarci ti chiedo di ricordarci dove ti possiamo ascoltare. Allora, vabbè, su Spotify, dato che cerchi Mike Orange, c'è la mia faccia, mi raccomando non confondermi col giapponese, no, che scrivo come me. E quello è quello di AliExpress, e... Esatto, Mike Orange, hanno detto in qualche altra intervista, hanno detto: ma dai, no, così è un po' anche razzista, no, dai. E poi in realtà c'ho solito pagina Instagram, pagina Facebook, è tutto coordinato, per cui se becchi uno becchi tutto. Assolutamente. Prima di salutarci fammi fare un ringraziamento logicamente a Fabio Alcini, a Level Up, che ha dato possibilità di realizzare questa intervista, che saluto e che ringrazio sempre. Anch'io ringrazio tantissimo, grande Fabio. Assolutamente, grande, grandissimo. E logicamente torna quando vuoi, per te le porte della trasmissione sono sempre aperte. Va bene, ti ringrazio tanto. Grazie a te, e io vi ricordo ancora una volta Mike Orange, Piedi. Suoni nuovi. Bene cari amici, è tutto anche per oggi, però prima di salutarci vi ricordo, se volete partecipare al programma, diventate follower del mio profilo Instagram, il Jombagram, e scrivetemi dalla posta privata. Stessa cosa se siete una band, se siete un'etichetta discografica, se siete un ufficio stampa di uno o più artisti, scrivetemi dalla posta privata, otterrete insomma tutti i dettagli relativi a la partecipazione al programma. Prima di salutarci vi ricordo che Suoni Nuovi va in onda anche su Radio in Diffusione dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19, in replica sabato e domenica dalle 12 alle 13 su www.indiffusione.com. Saluto gli amici e tutta la community di Radio in Diffusione, mando un grande abbraccio, e dal vostro Giomba, come sempre, a tutti voi un caldo saluto. Ciao. 1, 2, 3, 4. Suoni Nuovi, il suono della nuova musica. Conduce in studio Giomba.